Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. E oggi Libero però dovete prenderlo, è un numero da ricordare, potete anche, diciamo, conservarlo. E vedremo tra poco perché. Abbiamo sei questioni da affrontare sui giornali di oggi. La prima è ancora la faccenda della Liguria. E come era già accaduto ieri e anche l'altro ieri e anche il giorno prima dell'altro ieri, c'è una lettura molto antitoti della gran parte dei giornali. Perfino elementi dei verbali che avrebbero potuto o potrebbero essere letti come favorevoli al governatore sono invece oggetto di una interpretazione quasi univoca contro di lui. Cacciatoti, diciamolo chiaramente, una serie di giornali preannunciano dimissioni che però al momento Toti non sembra affatto intenzionato a dare, però insomma l'interpretazione che viene data è quella, vedremo Repubblica, ma anche il Corriere, Domani, Fatto. Viene anche riesumato dalla stampa Antonio Di Pietro e quindi Tangentopoli, cioè, però attenzione, poi vedi, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Nella intervista di Di Pietro viene smontato un totem, viene buttato giù un totem del Partito dei Magistrati. Vedremo quale. Di Pietro oggi dà più soddisfazione a noi che a quelli che l'avevano convocato. Vedremo tra poco perché. Dal punto di vista del governo è andata poi sul superbonus tesi Giorgetti e perlomeno si è rinviata la sugar tax. È ormai paradossale, diciamo, gli antitasse nel centrodestra dobbiamo festeggiare il fatto che si riesca a evitare l'introduzione di una nuova tassa. Questi sono i successi fiscali di questo momento storico, voi capite come siamo combinati. Invece Giorgia Meloni è andata ieri a un evento della Verità ed è stata intervistata da Maurizio Belpietro. Ha detto molte cose, le due che mi paiono le più significative sono intanto una posizione a suo onore più garantista di quasi tutto il resto del centrodestra sulla faccenda Toti. Ha detto, beh, mi sembra il minimo sindacale che perlomeno si senta la versione di un governatore che è stato eletto e che sta governando molto bene. E poi ha preannunciato l'imminente arrivo, la data dovrebbe essere quella del 29 maggio, in Consiglio dei Ministri del disegno di legge governativo sulla separazione delle carriere. Naturalmente, nel caso le cose andassero così, sarebbe solo, diciamo, il calcio d'avvio di un percorso che poi in Parlamento dovrebbe avere quattro passaggi. Però invece il fronte opposto oggi schiera la senatrice Segre, quindi una figura di particolare autorevolezza, contro il premierato e vedremo come viene sparata da Corriere, Fatto, Stampa, Repubblica, mentre Avvenire fa da sé con lo storico Giovagnoli. Tra, diciamo, Avvenire, Cei, Sant'Egidio e gli storici d'area vengono espresse tesi curiose che vedremo. Esteri, Blinken, il segretario di Stato americano, in visita a Kiev per rassicurare sulle forniture militari, però è esattamente nel momento in cui la Russia sta molto avanzando, quindi insomma, non è un figurone da parte dell'amministrazione Biden. Mentre Libero sceglie di aprire sui perseguitati di sinistra. No, c'è stato un episodio, per carità, che non va bene, ci mancherebbe altro, uno squilibrato, pare fosse un signore anziano un po' svalvolato, ha trattato male lo scrittore Massini, e queste cose naturalmente non si fanno. Però, insomma, è ripartito ieri intorno a questo caso il comunicato della Schlein, ho telefonato a Massini, il quale dice proprio adesso che sta partendo la mia trasmissione televisiva. Insomma, il martirio. E Libero apre con la fabbrichetta dei martiri perseguitati immaginari. Non bastavano i piagnistei di Scurati e Saviano, ora i compagni si mobilitano per Massini, scrittore contestato da un pensionato scalmanato al Salone del Libro, e incolpano il governo. Attenzione perché Libero vi offre oggi uno strumento imperdibile che è il martirometro. Vedremo di che si tratta. È un test, quindi scopri se sei anche tu un potenziale martire di sinistra. Va bene, questa è l'apertura di Libero. Andiamo a vedere il giornale che invece ha sotto la testata, ben visibile, un'intervista a Salvini, Vannacci, Kiev, Salis, la mia Europa è diversa.
mentre il titolo che sarebbe di apertura ma è meno visibile dell'intervista a Salvini è La Meloni da tempo a Toti. Il Tempo fa un calamburo, un gioco di parole per prendersela con Conte e con tutti quelli che sono dispiaciuti per il faccia a faccia televisivo Meloni-Schlein, Rosiconte, e dentro ci sono anche tutti gli altri rosiconi nella formula scelta da Cerno. Mentre La Verità apre su Meloni, intervistata da Belpietro. La riforma della giustizia in CDM nei prossimi giorni. Nel taglio medio, alla Verità piace un sacco l'inchiesta di Genova, e dice ai suoi lettori: ah, guarda che roba buona, c'è pure, menano pure a sinistra. Gli indagati per voto mafioso coinvolgono il PD. Anche a destra le procure piacciono. Ad Auba, una certa destra. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, super bonus, sì tra le tensioni, nel sommario Meloni, no a rimpasti, avanti sulla giustizia, Segre il premierato, allarmante, così il Corriere della Sera. Domani Meloni fa melina sullo scandalo Toti, a Ponte, Spinelli e il patto del porto, mentre il Fatto Quotidiano ha sotto la testata Genova, anche Ilaria Cavo in guai a Toti, mentre il titolo principale è con foto di Meloni, foto di Zelensky, nono pacchetto sparito, Meloni nasconde le armi a Kiev fino alle elezioni. Questa è una cosa che Conte ha cominciato a dire, guarda, fino all'8-9 giugno, poi dopo partiranno le armi, le truppe, eccetera. Questa è la versione, diciamo, fatto Conte, o Conte fatto, a seconda di cosa viene prima, l'uovo o la gallina. Quotidiano Nazionale, Toti è a un passo dalle dimissioni, così il QN, sulla stessa linea Repubblica, Toti a un passo dall'addio, La Stampa, sotto la testata Spinelli, Toti mi pressava per avere soldi, richiamo all'intervista di Pietro, mi ricordano Gherdini, ma vedremo però che l'intervista di Pietro è interessante per un'altra ragione che alla stampa non piacerà, infatti la nasconde e si guarda bene dal valorizzarla nei titoli. Titolo principale della Stampa sulla Segre, premierato pericolo assoluto, e vengono messe due opinioni, uno dice, beh, sarà un confronto tra opinioni. No, menano tutte e due contro il premierato, Marcello Sorgi e Donatella Stasio. Così. E le aperture dei quotidiani. Cominciamo dalla raffica di segnalazioni da Libero. E oggi, come fate a non prenderlo oggi Libero? Allora, editoriale di Secchi su, diciamo, gli intellettuali che non ne prendono una da un sacco di tempo e modo divertito e divertente se chi fa una rassegna di tutto questo. Mentre Francesco Specchia, pezzo di apertura sulla vicenda Massini, è insultato a Torino da uno scalmanato, pensionato, svalvolato, e però la sinistra dice, ah, qui il clima, eccetera, e Tommaso Montesano si occupa delle reazioni. Pagina 3, curata da chi vi parla, ma c'è stato un grande lavoro della redazione, anche tutto un lavoro grafico della fantastica squadra di Libero, e c'è il martirometro, il test per veri progressisti. Insomma, ci sono 24 affermazioni, vedete in quante di queste vi riconoscete, soprattutto se siete guru, paraguru della sinistra, se siete semplici scappati di casa in cerca di quarto d'ora di visibilità, eccetera. E a seconda del numero di affermazioni nelle quali vi riconoscete c'è anche un punteggio, vedrete se dovete ancora lavorare di più per essere parte di sinistra, se siete sulla buona strada o se siete già, pronti e spendibili. Va bene, pagina 3 di Libero. Pagina 4, e qui non si scherza più perché c'è l'intifada nelle università, e Libero conia la formula della tendifada, e non è elogiativa, con foto dalla statale di Milano, il cortile completamente occupato, le tende, tutte le imprese dei giovani palestinesi di cambiare rotta. Massimo San Vito vi spiega bene tutto, mentre Antonio Castro vi spiega quello che accade alla Sapienza. Pagina 5, Brunella Bollò, l'intervista a Giovanna Giolitti, discendente di, e candidata in Fratelli d'Italia. Risultato, un altro ramo della famiglia Giolitti si è incazzata. La cosa è francamente paradossale, e la pronipote dello statista spiega le sue ragioni.
Pagina 6, Iacometti su Stellantis che si accorda effettivamente con i cinesi per rifilarci i bidoni elettrici. Carioti sulla scelta del governo, sugar tax e super bonus. Senaldi su Genova che chiarisce bene qual è il gioco dei PM, tenere Toti in arresto almeno fino alle europee, far slittare il colloquio investigativo, far slittare l'interrogatorio e diciamo portare la cosa al punto delle dimissioni. Speriamo che Toti resista. Gonzato sull'intervista di Meloni da Belpietro e nei commenti da leggere Tempestini sulla fenomenologia del professor Raimo, molto divertente, come anche divertente Busacca, che diceva, insomma, tutti gli intellettuali di sinistra, la censura, ma stanno sempre a parlare, poi loro stessi ammettono che le cose non stanno esattamente in questi termini. Brutta situazione in Francia, perché non è solo, diciamo, il tentativo di liberare un prigioniero, un carcerato, ma insomma c'è stata un'azione cinematografica da comando per liberare, a questo punto si presume, un capo o capetto del narcotraffico, uccisi due agenti per far sfuggire il boss arabo. Lo spiega bene Zanon e Stefanini spiega come una serie di gang islamiche siano alla conquista dell'Europa anche sul piano del narcotraffico. Stefanini sente anche Uzi Rabi, e qui si va sul Medio Oriente, che illumina la strategia iraniana e dice: guarda che l'Iran ha una doppia partita, c'è quella contro Israele, ma c'è quella anche contro i rais del resto del mondo arabo. Segnalazioni culturali, ce ne sono almeno due davvero bellissime. Allora, la Magnaci è andata a fare un lavoro prezioso e che vi colpirà anche per il materiale fotografico, perché abbiamo riprodotto una serie di manoscritti, come gli autori correggevano e producevano nuove versioni delle loro opere, quindi testi manoscritti, corretti, eccetera. È un lavoro interessante. Come anche bellissimo il pezzo di Francesco Mattana sul libro in uscita di Aldo Marzi, cosa collega Pirandello, Totò, Pinocchio, mondi, tempi, atmosfere letterarie diverse, ma un filo, scopritelo leggendo il pezzo di Mattara. E poi, ultima segnalazione, intervista di Alessandra Menzani, molto godibile, a Giuseppe Cruciani, popolarissimo conduttore della Zanzara, che ha cominciato un tour teatrale via Crux e spiega di che si tratta. Bene, queste e molte altre le cose che trovate oggi sul libro. Come fate a non prendere Libero oggi? Questo va bene. Allora, ricominciamo. Liguria, politica, premierato. Liguria. Allora, la posizione garantista la trovate sul Libero, la trovate anche ben costruita, ragionata bene sul giornale, con almeno due cose da segnalare. Felice Manti, che dice: guarda che i PM potrebbero cercare di contestare non il finanziamento illegale o la corruzione, ma di andare sullo scambio politico-mafioso, questo allungherebbe potentemente i termini di prescrizione. E ancora, l'altro pezzo ben costruito è quello di Cucidori, che diceva: insomma, tutti questi verbali pieni di elementi, di colore, che indubbiamente danno molto fastidio ai cittadini, e i massaggi, i centri estetici e tutte le cose, in particolare riguardano Signorini e Cozzani nei verbali. Ma diciamo, tutta questa salsa può far pensare che l'arrosto, che il beef, che la carne dell'inchiesta sia meno consistente di quanto si voglia far credere. Mentre un po' da tutte le parti trovate le parole coraggiose che ho sintetizzato prima, dette da Meloni, da Belpietro. È il minimo sindacale. Sentire un governatore, sentire la versione di un governatore che ha
governato bene. Ecco, queste cose le trovate su pochissimi giornali. E andiamo a vedere invece la raffica degli ostili che menano selvaggiamente Corriere della Sera. Ecco, la cosa più comica è questa. Da ieri dice, c'è un'inchiesta sulla talpa. Ma, insomma, qui sono 30 anni che i verbali finiscono dalle procure ai giornali e insomma, che poi i pubblici ministeri dicano ma chi è stato, chi è stato? Vabbè, magari in questo caso sarà così, noi non possiamo saperlo, ma Corriere della Sera, pagina 5, l'ipotesi di una talpa tra gli investigatori di Genova e Toti chiede di deporre. Ma la cosa impressionante è come il Corriere continui a dare versioni tutte e sempre anti-Toti. Ah, ieri c'erano gli interrogatori di Spinelli che diceva, ma io pagavo tutti, e intendeva in modo registrato, il che, diciamo, difficilmente poteva essere letto come Toti mi estorceva qualcosa, e invece la cosa è stata interpretata così. Oggi Spinelli e le telefonate del presidente, da lui continue pressioni su di me, e chi legge il titolo di pagina 6 si fa l'idea di un Toti, un gangster che taglieggia gli imprenditori della regione. Poi attacchi l'incipit del pezzo di Guastella ed è un po' diversa. Aldo Spinelli ha subito pressioni da Giovanni Toti, ma anche da tutti gli altri partiti che da anni bussano regolarmente alla sua porta per chiedere soldi, specialmente in vista di una tornata elettorale, cosa che in Italia succede più o meno una volta l'anno. Fanno tutti così, ha dichiarato lunedì interrogato, eccetera, eccetera. E allora capite bene che la versione del titolo sembra perlomeno forzata. Andiamo a vedere Domani, che la mette su un sistema che vedeva come contraltare, come avversario, come grande competitor di Spinelli, a Ponte, l'armatore a Ponte. A Ponte il fronte del porto, la rete genovese di Mister MSC. Poi la cosa però più divertente è il pezzo di Marco da Milano a pagina 2 che si addolora, dice l'eco di Tangentopoli è lontana, oggi l'elettorato è più cinico. Insomma, mentre nel 92-93 gli elettori facevano il tifo, da Milano constata con insoddisfazione che stavolta non c'è una rivolta popolare per portare in processione i PM di Genova come Madonne Pellegrini. Il Fatto, pure qui l'interpretazione è tutta anti-Toti, c'è la testimonianza di Ilaria Cavo, giornalista che poi è diventata consigliera regionale e assessore della Giunta, che a un certo punto, sollecitata a incontrare i cosiddetti fratelli Testa, i Riesini, e cioè dice no, io questi non li voglio incontrare perché quelli mi chiedono posti di lavoro. Quindi la Cavo dice no, come questo diventi un aggravante per Toti a noi sfugge, ma il titolo di pagina 4 è gli interrogatori inguaiano Toti, Cavo per i voti chiesero lavoro. Quotidiano Nazionale su una linea forcaiola sin dall'inizio, Toti a un passo dalle dimissioni, poi uno va a vedere pagina 2 e viene fuori che Toti vuole parlare, quindi se uno vuole parlare sembra difficile pensare che voglia dire per prima cosa mi dimetto. Andiamo poi a vedere Stampa e Repubblica. Allora, la Stampa va assolutamente vista per le pagine 6 e 7, c'è l'allarme dell'ANAC, il costo della corruzione, inevitabile sentire Busia, ma il pezzo grosso è l'intervista ad Antonio Di Pietro, e quindi immaginiamo che quelli della Stampa, i migliori cervelli della Stampa e la redazione, chiamiamo Di Pietro, così Tangentopoli, eccetera. E in parte Di Pietro dà loro soddisfazione, Spinelli come Raul Gherdini, nel senso che pagava tutti, la mazzetta si è ingegnerizzata, italiani assuefatti alle tangenti, tesi, diciamo così, da Milano, e fin qui, diciamo, siamo a una specie di sociologia e rilettura storica di Tangentopoli 92 rispetto invece alla Portopoli Ligure. Ma attenzione, perché poi Legato pensa di giocare il jolly e di andare sul sicuro. La separazione delle carriere è il male assoluto o è l'antidoto? Colpo di scena. Di Pietro, io professo senza se e senza ma l'indipendenza della magistratura, ma non ho ancora capito alcuni politici e l'ANM che dicono che con la separazione delle carriere viene a mancare l'indipendenza.
Aspetta che te lo rileggo, Di Pietro. Non ho ancora capito alcuni politici dell'ANM che dicono che con la separazione delle carriere viene a mancare l'indipendenza. E qui Di Pietro, non sappiamo se consapevolmente o no, si pone, e questo va a suo onore, in linea di continuità con Giovanni Falcone, che non era affatto contrario alla separazione delle carriere, anzi, e che usava esattamente questo argomento, cioè non sta scritto da nessuna parte che con le carriere separate tra giudicante e requirente ci sia la sottomissione della requirente all'esecutivo o una perdita di indipendenza né degli uni né degli altri magistrati. Di Pietro, vedrete che ci sarà imbarazzo a sinistra e non sarà molto rilanciata questa intervista a Di Pietro. Mentre su Repubblica trovate un'intervista a Elly Schlein, allora, pagina 2, sempre Toti verso le dimissioni, in prima titolo Toti a un passo dall'addio, quindi insomma, rullo di tamburi e conto alla rovescia fino alle dimissioni. Questi che si chiamano democratici, diciamo, hanno come massimo momento di soddisfazione erotica il fatto che siano i PM a portare alle dimissioni un politico eletto dai cittadini. Poi intervista a Schlein, l'assente Giovanna Vitale, non resti un minuto di più, tutta la politica alzi la guardia. Andiamo testa e coda dell'intervista. Testa: noi lo abbiamo detto sin dall'inizio, alla luce della gravità del quadro che sta emergendo, le dimissioni di Giovanni Toti sono necessarie e opportune. E poi conclusione: al di là delle inchieste, che clima si respira nel paese? Non buono. A preoccuparci è la campagna ungherese portata avanti dalla destra, la delegittimazione di giornalisti, magistrati e intellettuali, la censura del monologo Ascurati, il fastidio verso ogni forma di dissenso non aiutano certo ad abbassare la tensione. E quindi Elly Schlein è pronta per il martirometro di Libero, quindi voi, chi è a Roma dalle parti di Largo del Nazareno, porti una copia di Libero a Elly Schlein, un'altra anche a Furfaro, un'altra anche a Boccia, insomma, prevedete, eccetera, e potete far fare loro un test se sono pronti o meno per fare i martiri. Sì, sono pronti. Invece sul lato destro l'intervista della giornata è quella che sul giornale Oara Borselli fa a Matteo Salvini, però diciamo non ci sono elementi fortissimi, diciamo che facciano titolo, il centrodestra non preferisca il bombarolo Macron a Le Pen, Vannacci come noi leghisti infangato perché controvento, Zaia non è ricandidabile, e poi insomma, diciamo anche le domande non resteranno proprio nella storia, gioco della torre, non è ammessa risposta multipla, chi salva dell'opposizione, Schlein, Conte o Fratoianni? Domanda. E la risposta: salvo Ilaria Salis, la ragazza detenuta in Ungheria con gravi accuse e candidata con la sinistra. Detto che auspico possa essere dichiarata innocente, è la dimostrazione plastica della differenza tra noi e loro. Noi preferiamo un generale come Roberto Vannacci. Vabbè. Borselli e Salvini. Andiamo all'ultimo capitolo della rassegna stampa, che è quello sul premierato. Qui si gioca nel jolly, che è la Segre. È sparata oggi su Corriere, Fatto, Stampa. Allora, volete la Segre Corriere? Eccola qua, pagina 8, Segre, aspetti allarmanti, non posso tacere sul premierato, racconta Virginia Piccolillo, e si racconta il discorso sul premierato letto in Senato, eccetera, con il tono sacrale della circostanza. Il Fatto Quotidiano, pure lui, non scherza, andiamo a vedere, eccolo qua, pagina 8, schiforme, è la rubrichina rossa che introduce sobriamente il tema, il no di Segre al premierato, l'Italia rischia l'autocrazia, ma il giornale che si spende di più è La Stampa, titolo di prima, premierato pericolo assoluto, e poi due voci, quella di Donatella Stasio, l'inganno di Meloni svelato in aula, vogliono impossessarsi del Parlamento, quindi l'elezione diretta del Presidente del Consiglio diventa, in uno slittamento logico curioso, un impossessamento del Parlamento. Ma poi arriva anche Marcello Sorgi, che pure lui coniò una formula
particolare, quali sono gli aspetti che lo convincono meno. Quello di un capo dello Stato costretto a guardare dal basso verso l'alto il premier eletto, una democrazia trasformata in autocrazia, perché la stabilità del governo può essere conseguita in altri modi, così Sorgi e la Stasio. Ma oggi in questa speciale classifica giganteggia, si fa per dire, su Avvenire Agostino Giovagnoli. Quindi siamo in ambiente degli storici cattolici di sinistra, Sant'Egidio, quell'atmosfera lì, insomma, diciamo più aggressivi verso il governo di centrodestra che verso la Cina, per capirci. E spiega che proprio non va bene questa cosa del premierato. Cerca di fare tutto un discorso complicato per dire che la sovranità popolare è una cosa e il consenso è un altro. Come si è detto, in democrazia è regola ferrea che qualsiasi governo sia subordinato al Parlamento, perfino se il suo capo è eletto dal popolo. Tale elezione infatti mostra che ha più consensi di altri, ma ciò non lo rende espressione della sovranità popolare. Ma che vuol dire? Ma che discorso è? Tu puoi avere un'investitura popolare, ciò non di meno rispondi al Parlamento come soggetto che determina l'indirizzo politico attraverso la maggioranza. Che ragionamento è? Aspetta, che arriva. Invece la riforma del premierato mette in discussione la subordinazione del governo al Parlamento. Eletto dal popolo, il Presidente del Consiglio acquisterà sul Parlamento potere di vita e di morte, mentre la fiducia parlamentare al suo governo diventerà una formalità. In questo modo il consenso prevarrà sulla sovranità. Il problema non sarà risolto neanche dall'eventuale introduzione di una legge elettorale a doppio turno che avrà il vantaggio di rendere necessario un consenso più ampio, eccetera, eccetera. Oltre a svuotare il ruolo del Presidente della Repubblica, anch'egli espressione della sovranità popolare attraverso la sua elezione parlamentare. Ma che stai a dire? Aspetta che te lo rileggo. Quindi un caso da manuale di elezione indiretta, cioè quella del Presidente della Repubblica, diventa per Giovagnoli espressione della sovranità popolare. Ma come espressione della sovranità popolare? Espressione del Parlamento. Ma tra l'altro poi questi signori che ora appendono ai lampadari a difesa del Parlamento, ma dove erano per 40 anni con la reiterazione dei decreti legge, con i maxi emendamenti più fiducia, con i DPCM che addirittura non passavano né dalla firma del Presidente della Repubblica né da nessun voto parlamentare? No, quello andava tutto bene. Invece se è il cittadino a dire voto Peppe o voto Giovanna, improvvisamente non va più bene. Va bene, finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Non dimenticate di prendere Libero, numero da conservare. Lo trovate in edicola, lo trovate sul sito liberoquotidiano.it, lo trovate attraverso la app. Buona giornata.